Multe più salate per chi viola le regole anticontagio e la possibilità per le singole regioni di adottare misure più restrittive di quelle nazionali se il contagio si acuisce, ma in coordinamento con il governo. È questo il contenuto del decreto legge presentato ieri in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte, nel quale sono state accorpate le norme adottate con i diversi DPCM emanati in precedenza. C'è un inasprimento delle sanzioni nel caso di mancato rispetto delle misure di contenimento che consistono ad esempio nell'obbligo di non allontanarsi dalla residenza o dal domicilio se non nei casi espressamente previsti, che prevede una sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro che è applicata dal prefetto. C'è da dire anche che tuttavia rimane l'obbligo di appunto dichiarare per quale motivo si fa lo spostamento, nel senso che appunto si può uscire per comprovate esigenze lavorative, nei casi di assoluta urgenza, nei casi per motivi di salute o in caso di situazione di necessità. L'orizzonte temporale è il 31 luglio perché a fine luglio è ad ora fissata la fine dell'emergenza nazionale dichiarata a gennaio. Conte però ha tranquillizzato gli italiani specificando che sulle singole misure si deciderà comunque di mese in mese in base ai dati del contagio. Nelle prossime ore poi è previsto un incontro tra governo e sigle sindacali in merito all'annunciata chiusura totale di distributori di benzina, per il momento valevole solo per i tratti autostradali. Purtroppo è uscita una nota di comunicazione che ha travisato completamente la nota congiunta che è arrivata dai tre sindacati nazionali che annunciavano la chiusura. Intanto non è uno sciopero, è una chiusura dell'area di servizio, ma solo sulla rete autostradale, che sarebbe prevista da questa notte in sostanza. Non c'è bisogno di andare a fare la cosa presso il distributore di carburanti sulla rete stradale, anche se nella comunicazione c'è scritto che dopo quella autostradale la chiusura potrebbe essere prevista anche sulla rete stradale, ma ad oggi non c'è nessun annuncio per i benzinai in città o poco fuori dalle città.